Abbiamo fatto un viaggio lungo, ma io penso, ecco, che sia uno dei più importanti che abbiamo fatto fino adesso. Un viaggio verso il Tribunale di Perugia, dove questa mattina si è celebrata l'ultima udienza del processo per la morte di Martina Rossi a carico di Luca e Alessandro, due giovani aretini accusati di morte in conseguenza di un altro reato, la tentata violenza sessuale. I giudici di Arezzo, il procuratore capo Roberto Rossi, i legali difensori e le parti civili si sono così trasferiti nella stanza attrezzata del Tribunale perugino per l'audizione in videoconferenza degli ultimi testi della pubblica accusa. I due danesi, padre figlia, che nella notte del 3 agosto 2011, quando la giovane studentessa volò giù dal balcone della camera 609 dell'hotel Sant'Anna di Palma di Maiorca, si trovavano nella stanza accanto. Una testimonianza dopo sette anni, così precisa, così uniforme, ecco, io credo che ci porti alla verità o un po' più di verità. Padre e figlia hanno ripercorso in aula quelle drammatiche ore ed hanno confermato quanto già dichiarato quando vennero sentiti a verbale, ossia di aver sentito prima un urlo di una donna e poi una corsa precipitosa giù per le scale. Secondo l'accusa, per la quale la ragazza sarebbe precipitata cercando di sfuggire ad un tentativo di stupro, quell'urlo sarebbe stato di Martina, a fuggire giù per le scale invece sarebbe stato Alessandro. Una testimonianza che potrebbe quindi rafforzare la ricostruzione della pubblica accusa, andando a contrastare invece la versione data da due imputati, che hanno sempre raccontato che al momento della drammatica caduta nella stanza era presente solamente Luca. Mi sembra che sia a questo punto pacifico che erano entrambi nella stanza, che vi sia stata un'aggressione, che quindi vi siano tutti gli elementi sulla base dei quali l'accusa contesta a ragion veduta la responsabilità penale dei due imputati. La prossima udienza è fissata per il 4 ottobre, quando saranno ascoltati i primi testi della difesa di uno dei due imputati. Noi come difensori potremo portare le nostre prove e finalmente difendere questi ragazzi che da quell'agosto vivono da anni sotto il linciaggio mediatico in quella che io francamente non esito a definire una caccia alle streghe.